Nel lungo periodo della sua storia, che Crema passò sotto la dominazione della Repubblica di Venezia, sono pervenute fino a noi numerosissime vestigia. I segni di quell'epoca sono riconoscibili nel palazzo municipale di pretto stile veneziano, con il leggiadro porticato che fa corona alla piazza del Duomo, nei lunghi tratti ancora ben conservati delle mura costruite all'inizio del XVIII secolo, nei leoni alati che adornano la facciata di alcuni importanti edifici cittadini, persino nel dialetto, negli usi e nelle tradizioni della gente cremasca. Fra queste ultime, una delle più sentite e vive è il carnevale, inteso come espressione di schietto gaudio popolare, in uno spirito che si riallaccia idealmente a quello che animava un tempo il popolo della grande Repubblica Marinara. Dopo la forzata interruzione causata dagli anni difficili della guerra, i cremaschi hanno ripreso quest'anno la simpatica tradizione con tanto entusiasmo ed allegria da riportare il nostro carnevale ai primitivi splendori che furono sempre motivo di orgoglio e fonte di attrattiva e di traffici per la nostra città. Negli ultimi tre giorni di carnevale l'animazione e l'allegria raggiungono il culmine. Ecco il grande corteo di carri mascherati che, organizzato con l'appoggio delle autorità cittadine, a conclusione e coronamento delle manifestazioni carnevalesche, si appresta a sfilare per le vie affollate. Con vera soddisfazione il Comitato Pro Crema, promotore della bella iniziativa, ha potuto constatare con quale entusiasmo enti e privati abbiano risposto al suo appello. Grandi e numerosi carri sono stati allestiti nonostante il forte costo e la poca entità dei primi posti in palio. Evidentemente soltanto la innata passione ed il ricordo ancor vivo in molti dei fastosi cortei carnevaleschi di un tempo passato hanno indotto i cremaschi a celebrare con così generale entusiasmo queste giornate, il che dimostra come la bella tradizione abbia ancora in sé tanta forza da poter facilmente riportare il carnevale cremasco al fasto e alla magnificenza per cui sempre andò celebre. Dopo un primo passaggio attraverso le vie cittadine, il corteo sta sfilando alla periferia per riportarsi al punto di partenza e attraverso le strade principali concludersi trionfalmente nella piazza del Duomo. Ben 14 carri hanno preso parte alla sfilata insieme a numerosi gruppi di maschere e a maschere isolate in un complesso oltremodo pittoresco, secondario, contribuendo a rendere veramente eccezionali queste giornate che fra l'altro hanno permesso a determinate categorie di lavoratori ed esercenti di svolgere un inconsueto volume di affari. Infatti bibite, alcolici, caramelle, altri generi commestibili, persino le verdure erano completamente esauriti. Molti articoli di stoffe e telerie furono impiegati nell'allestimento dei carri. Vennero richiesti lavori di falegnameria, di ferramenta e quintali di carta e cartone dovettero essere dipinti con tutti i colori dell'iride. Ecco uno dei carri più ammirati, il gigantesco Biscione, talmente grande da rimanere impigliato nei fili della luce, ma l'ostacolo viene presto rimosso e la sua marcia prosegue. Tra il suono delle bande, il lancio di coriandoli e stelle filanti, i lazzi delle maschere, la magnifica sfilata continua mentre aumenta via via l'allegra eccitazione della folla. Molto ammirata la nave Corsara, il cui nome Mirella rammenta la recente avventura di una petroliera italiana. La simpatica allegria dei suoi marinai, molti dei quali, benché celati dietro la maschera, sono ben riconoscibili dal pubblico, ha destato molto entusiasmo. Ed ecco il superbo carro allestito da Lagi. La sua spettacolare concezione, l'originalità del soggetto, la larghezza di mezzi impiegati nell'allestimento gli meriteranno facilmente il primo posto in classifica. Il corteo ha terminato il suo giro alla periferia e sta ora per imboccare nuovamente le vie del centro per la sfilata finale. Nella via Mazzini, gremita di folla, regna la più grande eccitazione. Fra l'indescrivibile andirivieni volano confetti, caramelle, stelle filanti,
I coriandoli cadono dai balconi svolazzando come una fitta nevicata insieme ad ogni sorta di altri proiettili carnevaleschi di cui ognuno si era curato in precedenza di fare abbondante provvista. Tutti grandi e piccini sono in preda ad una sfrenata allegria soggiogati al tempo del carnevale. Preceduto dalla banda che intona a tutto fiato gioconde canzoni, un altro carro sta per entrare in città. Il Molino a Vento, altra geniale trovata che meriterà un buon piazzamento nella classifica finale. Non dobbiamo dimenticare i gruppi mascherati che hanno contribuito quanto i grandi carri alla riuscita della straordinaria sfilata. Gruppi più o meno numerosi, più o meno bene organizzati, che con la loro allegria, con la loro indiavolata petulanza, uscendo tra la folla in una riga di lacci e di motteggi, hanno tenuto viva di continuo la generale animazione e nei quali siamo felici di riconoscere l'elemento caratteristico del carnevale cremasco, che non si risolve in una grande parata come avviene in altre città, ma trae il suo fascino principale dal fatto che ogni cittadino vi si sente intimamente preso come un turbine e vi partecipa con slancio e con sincera innocente volontà. Dal grande carro dell'Agip al piccolo bambino dalle guance dipinte con il rossetto di mamma sta tutta una serie variata e variopinta di maschere e mascherotti, ognuno animato dalla volontà in una sarabanda carnascialesca generale. Sotto una pioggia ininterrotta di stelle filanti e coriandoli, il fiabesco corteo transita ora per la piazza del Duomo. Siamo al punto culminante, la folla ebra di entusiasmo applaude freneticamente tra le grida e le musiche che si intrecciano e si confondono. La berlina del comitato con il re carnevale, la gondola, l'immancabile gamba da lei, il trionfante carro di Bacco, tutti i carri e la folla e le maschere sono sottoposti ad un continuo vicendevole e scherzoso bombardamento, mentre le bande musicali rafforzano e completano la generale euforia imperversando nei lucenti ottoni con tutto il fiato dei loro musicanti. Le urla scherzose delle maschere, l'armonico fragore delle musiche creano un'atmosfera di gaio parossismo. Tutta la città canta, tutta la città ride, in una tumultuosa girandola, in una inverosimile danza gigantesca fuori del tempo e dello spazio. Thank you.
Ammassati intorno al torrazzo nella piazza gremita, i carri attendono ora che la giuria pronunci il suo verdetto. La grande sfilata ha terminato il suo corso e dal calare delle prime ombre anche il carnevale 1953 si avvia verso la sua inesorabile fine. Squillano le trombe d'argento ed il re carnevale distribuisce i suoi premi. Al lume delle fiaccole del carro agito esplode l'esultanza dei premiati. E per loro sono gli ultimi applausi della folla. Per loro, per tutti i carri, per ogni maschera e per ogni coriandolo che abbiano contribuito a rendere tanto bello e gaio e spensierato questo giorno indimenticabile. Il carnevale morirà questa notte tra i balli e le feste, come ben gli si addice, e domani non rimarranno di lui che pochi brandelli di stelle di carta e nessun rimpianto, poiché tra un anno egli sarà di nuovo qui tra noi, vivo e gaio, nato dal cartone e dalla fantasia, con i suoi fantocci, i suoi lustrini, le sue musiche, fatto di lastri e di stelle filanti, con la gioia e per la gioia di grandi e di piccini.